Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un video haul di alcune collaborazioni. Ho fatto due collaborazioni con due aziende e vi faccio vedere subito le cose che mi sono arrivate, perché mi sono arrivate delle cose veramente molto molto carine. Il primo sito di cui vi parlo, il pacco mi è arrivato veramente forse anche due settimane, tre settimane fa, ma mi sembrava inutile fare un video con tre cosine perché alla fine mi sono arrivate tre cose. La prima cosa però che vi faccio vedere è una camicia di cui mi sono innamorata e per questo motivo ho deciso di mettermi a dieta, perché purtroppo mi sta stretta. È questa, è bellissima, io non so se veramente in telecamera rende. Il tessuto è fantastico, qui addirittura c'è il cartellino, qui scritto appunto che costava 39 pound, però mi sembra troppo, 60 euro per una camicia, ed è blu. Io non so se si nota, però queste sono delle mongolfiere tutte colorate, è un po' trasparentina. La taglia di questa camicia è una L, che sarebbe appunto una L americana, una L italiana. Purtroppo di spalle mi sta bene, il problema è che non mi chiude davanti, però veramente mi piace tantissimo e quindi spero che quando sarò un po' dimagrita mi stia, perché è stupenda. Come al solito io vi lascio il link sotto, credo che questa venisse, mi pare, o 9 dollari o 12 dollari, comunque ve lo scrivo qui o qui o qui o qui al solito, vi lascio al solito il link sotto. Sempre dallo stesso sito ho ordinato, per curiosità, un set di pennelli falsi, dupe, di Real Tic Tic, scusate. Sono questi pennelli per viso, per occhi. Io ho già quelli per viso, quelli originali, e devo dire, cioè, mi sono arrivati innanzitutto in questo pacco, cioè, che sembra originale. Avendo gli originali, veramente, non vedo la differenza. Se non che magari qui sopra, quindi questo è il set aperto, qui sopra appunto c'è il logo Real Technique. Non so neanche se sia legale fare vedere queste cose false su YouTube, però alla fine l'azienda me le ha mandati. Appunto le scritte sono fatte un po' malino, però come vedete ho già utilizzato questi pennelli e sono pennelli per occhi, quindi c'è uno per eyeliner, uno per sopracciglia, uno per sfumatura, uno per sfumatura angolata e uno per labbra / applicazione dell'ombretto. E devo dire che mi sto trovando veramente bene, e questi costano 5 dollari, 5 dollari, 5 dollari e 50, 4 dollari e 90, comunque all'incirca 5 dollari. Vorrei anche provare quelli per il viso, il set per il viso, così faccio la differenza con i miei originali. E poi l'ultima cosa, non so perché ho preso questa cosa, forse per raggiungere il budget, ho preso questo collo, non so perché, ma l'ho preso giallo e nero, probabilmente perché io ho una borsa che è giallo e nera, non è proprio gialla ma è ocra. Invece questo anche è un ocra, però più senape, è molto carino, ma nulla di che. E questo credo costi tipo 3 dollari, 4 dollari. E su questi siti comunque potete trovare molti cappelli e molte sciarpe carine che costano veramente poco. Questa mi sembra una normale sciarpa, il tessuto mi sembra molto normale, se si può definire così. Siamo avanti con l'altro sito, che è vangood.com, ve lo lascio scritto come al solito qui sopra. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è la cosa di cui mi sono innamorata. Come avete potuto capire dall'anteprima, si parla di... Cioè, io non ci credevo, ma ho trovato su questo sito, ops, l'ho fatto al contrario, il pupazzo di Pusheen, cioè, e costa solamente 9,90 dollari. Quando io l'ho visto e l'ho chiesto all'azienda, pensavo che mi arrivasse il copricuscino, invece mi è arrivato solo, cioè, mi è arrivato il cuscino. È morbidissimo ed è bellissimo, io adoro Pusheen, è molto molto morbido. E poi la cosa che mi ha colpito di Banggood è che spedisce le cose in pacchetti separati, infatti mi sono arrivati circa 3 pacchetti da Banggood per, diciamo, evitare il problema della dogana. Infatti questo mi è arrivato da sola, è stata la prima cosa che mi è arrivata e sono stata super contenta. È anche, cioè, morbidoso, non solo perché si può stritolare, ma perché è proprio al tatto è morbidoso.
mi piace tantissimo. Anche di questo vi lascio il link sotto, anche perché ci sono di diversi colori, tipo nero, mi pare, rosa. Comunque ve lo lascio sotto. Io ovviamente l'ho preso grigio perché sarebbe appunto Puccino originale. Poi ho preso altre cose. Ho preso questo giochino, è un bel primo giochino, non so, ora magari vi faccio uno zoom. Allora, praticamente la pallina colpisce le tre palline e si muove l'ultima pallina. Credo sia un'invenzione di Leonardo da Vinci comunque. Questa costa pochissimo, $2 circa, e l'ho presa perché vorrei regalarla a mio fidanzato. E ho preso anche una cosa che vorrei regalare a mio fidanzato, che costa, forse $1. Perché l'ho presa? Perché il mio fidanzato non sa raccontare le barzellette, non sa raccontare le storie, non sa fare le rime, però racconta sempre una storia in cui c'è appunto il protagonista che chiede in continuazione di avere una pallina rossa. Se conoscete la storia sicuramente avete capito appunto di cosa parlo, e quindi gli ho regalato la pallina rossa, gliela regalerò per Natale perché vorrei fare tanti pacchettini in un pacco gigante. Poi un'altra cosa che ho preso sono queste. Queste costano veramente una fesseria, circa $1.80. Comunque al solito vi lascio il link sotto. E sono delle formine per il cacao. Allora, io adoro fare il cappuccino, sicuramente ve ne siete accorti su Instagram. E queste servono quando appunto vai a mettere il cacao in polvere sul cappuccino alla fine, no? E con queste puoi decidere appunto che forma va il tuo cacao. Non so se mi sono spiegata bene. Comunque, ce ne sono veramente tantissime, col cuore, con la foglia autunnale. La mia preferita è quella col fiocco, vediamo se la trovo. Eccola qua, l'ho già usata ed è fantastica. E sono appunto di plastica e si possono anche lavare perché appunto le ho già usate. Poi ho preso una cosa veramente molto molto utile, che è questo aggeggino. Questo porta smalti, arriva smontato, però montarlo è facilissimo, ci sono riuscita anche io. Ed è, mi pare costi $9, comunque al solito vi lascio il link. Ed è appunto un porta smalti. Ops, ho trovato uno smalto. Eccolo qua. Appunto è uno stand per smalti. Ultima cosa, ma non meno importante, ho preso un altro porta make up. Questo, allora, mi pare che da Banggood la prima volta avevo preso un porta make up più piccolo, questa volta ne ho preso questo che è più grande perché mi hanno dato un budget più alto. E appunto ho messo dentro tutte le mie cosine. Questo è di base 27 cm ed è molto grande, infatti se vi può servire, cioè io mi sto trovando veramente molto bene. Ed è appunto con i tappetini sotto, io ho già messo le mie cosine. Ci sono stata veramente molto tempo a scartarlo perché era pieno di una carta bollata strana, però veramente molto resistente. Non ce l'ho qui per farvela vedere, però questo costa mi pare circa $20, però veramente se ne avete bisogno ve lo consiglio perché è super resistente ed è molto pratico e anche molto carino da vedere sulla vostra prestazione make up. Niente, queste sono tutte le cose che mi sono arrivate dai siti, fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più. Io ovviamente mi sono innamorata di questo peluche. E niente, io e Puccin vi sentiamo, un bacino e al prossimo video, ciao!